Dice, allora, sono qua in questa posizione molto particolare che non avete mai visto per registrare un how to oppure un DIY oppure una cosa del genere. Niente, oggi è domenica pomeriggio, dovrei studiare diritto, ma niente, io sono in fissa con sta cosa e devo assolutamente farla, altrimenti niente, non si va più avanti. Allora, cosa voglio realizzare? Qua c'è dello zucchero, abbiamo dell'olio, abbiamo dei vasetti, abbiamo due burro cacao che sono qua nascosti. Cosa voglio realizzare? Uno scrub labbra. Allora, probabilmente, anzi sicuramente ce ne saranno centinaia in giro per il web, ma niente, devono essercene assolutamente uno o due video in più, che sarebbero i miei. Allora, niente, cosa voglio fare? Allora, vi faccio vedere innanzitutto l'occorrente, perché vi voglio far vedere due modi in assoluto per realizzare lo scrub labbra. Occorrente. Allora, prima cosa, dei vasettini che possono essere come per esempio questo qua di Sephora, che era un ombretto che ho terminato, oppure vasettini di questo genere, dipende poi quante... di quanto spazio avete bisogno. Questo qua era una salsa, se vi interessa, oppure vasettini come questo, che è una crema idratante che ho finito e vi dovrò far vedere a proposito nei prodotti finiti. Io penso di utilizzare questo contenitorino qui, che era un ombrettino di Sephora. Allora, ho due modi. In primo modo si utilizza l'olio d'oliva, colorante alimentare che però fortunatamente non, di cui sfortunatamente non dispongo, e zucchero, ovviamente senza utilizzare il burro cacao. Si mette, vi faccio vedere, questo lo utilizzo il burro cacao, qua un quantitativo di zucchero. In una ciotolina. Questo è il zucchero normale, volendo potete usare anche il sale grosso, ma io il sale grosso non andiamo d'accordo. E un po' d'olio. Questo è ciò che dovreste ottenere. Poi prendete oddio, un ciuciaino, un cucchiaino e mescolate il tutto. Il colorante alimentare è l'unica cosa che, a cui serve, cioè perché utilizzeremmo il colorante alimentare? Per togliere questo colore giallastro e per dare un po' più di gusto tipo al nostro cincillo. Qui metto ancora un po' di zucchero perché ho messo troppo olio, giusto un, come avete visto, un... Come si chiama? Un altro cucchiaino. Gioco è fatto, cioè è semplicissimo. Però io in questo caso avevo dei burro cacao da finire. E quindi volevo farvi vedere anche un metodo da utilizzare con il burro cacao. Vedete? Questa è la consistenza e dopo ve lo mettete sulle vostre labbra. Mi è partito, mi sono partiti un sacco. Vabbè, ve lo mettete sulle vostre labbra. Anche buono, vedete? Proprio buono. E io adesso un po' lo richiudo. Ecco qui. Perché questo era tutto dello. E avete, volendo, uno scrub labbra fatto in casa, al posto di andare a comprare magari scrub labbra che costano un sacco. L'unico problema è che questi scrub labbra qua, cos'hanno di tipo diverso? Non hanno conservanti, quindi è solo zucchero e olio. E quindi bisogna utilizzarli entro una settimana, altrimenti vanno a male. Secondo metodo, utilizzo burro cacao che preferite voi. Io utilizzo questo qua dei provenzali, che è mio, ed è lo stick labbra all'olio di mandorle dolci. Come potete vedere è finito,
Però all'interno sapete che ce n'è sempre un po', quindi noi con un cucchiaino e il nostro contenitorino, che io utilizzo un ombrettino, andiamo a smontare tutto quello che c'è dentro. Rugo fino in fondo, e questo era tutto quello che vi era dentro nel nostro come si chiama? Burro cacao, così da averlo terminato del tutto. Ecco qui, magari farvelo vedere. Speriamo sia a fuoco. Ecco qua. Scusatemi, devo fare un po' di. Ok. Poi cosa prendo? Sempre il nostro zucchero, e prendo molto molto meno rispetto a prima. Con mezzo cucchiaino. E mischio il burro cacao con lo zucchero. Sta uscendo tutto perché il contenitorino è troppo piccino, ma non lo cambio per nulla al mondo. Quindi, zucchero puoi uscire quanto ne vuoi, ma il contenitorino rimane questo qua. Ecco qui. Volendo, questo qua può essere. Questo è il risultato. Questo qua può essere anche tenuto un pochino di più, perché comunque era un burro cacao, avete solo aggiunto dello zucchero. E ho scoperto, tra le mie varie ricerche, pulisco un attimo qui. Ok. Voilà. Tra le mie varie ricerche, che volendo potete aggiungerci delle spezie, come per esempio la cannella. Io ci aggiungerò un po' di cannella. Renderlo un po' più buono, o volendo un po' di peperoncino, che vi dà anche quell'effetto un po'. Io ci aggiungo un po' di tutti e due, un po' di cannella e un po' di peperoncino, che vi dà quell'effetto un po' buono. E poi rimischio. Vedete, poi io lo stendo. Bene. Su tutto il nostro contenitorino pulisco un po' i bordi, perché ovviamente se poi lo voglio richiudere non si richiuderà mai. E questo è il nostro scrub labbra.
Quindi vi ho fatto vedere in poche parole due utilissimi modi per fare in casa uno scrablabbra. Uno utilizzando del semplice olio e dello zucchero, ed è questo il risultato. È molto buono olio e zucchero comunque. E questo è quello che utilizzerò assolutamente per primo. E il secondo modo è utilizzando un burro cacao che avete finito, quindi dovete andare a rugare nel contenitore. Per esempio, io utilizzo questo qua di Provenzali, ma potete benissimo utilizzare, ho preso anche ad esempio questo qua della Delis, che è una tipo sottomarca o un qualcosa di annesso con la Mil Mil. E, o se no, qualsiasi altro tipo di burro cacao. Aggiungerci delle spezie. Io ci ho aggiunto il peperoncino in polvere e un po' di cannella, per renderlo un po' più. Utilizzare sempre lo zucchero, perché lo zucchero ci vuole sempre. Ho utilizzato dello zucchero classico normale, né troppo fine, ma neanche troppo grande. E niente, questi qua sarebbero i miei due scrablabbra fatti in casa. Spero che la cosa vi possa piacere e vorrei farne altri, tipo non di scrablabbra ovviamente, perché basta, due vanno benissimo, ma anche altri tipo di DIY o cose del genere. Io niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione, vi saluto, vi dico sempre le solite cose, quindi commentate, iscrivetevi e mettete un bel mi piace. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao pasticce!